No, io mi aspettavo un ditonto così forte, qualitativo, che avesse voglia, quello lo davo per scontato. Probabilmente dal punto di vista tattico rispetto alle ultime uscite hanno cambiato qualcosina e ci hanno messo in difficoltà, soprattutto i primi 20 minuti, anche se noi non siamo stati i soliti, abbiamo sbagliato tanto dal punto di vista tecnico e anche l'intensità non è stata quella solita. Poi il secondo tempo credo che siamo entrati meglio, nel nostro momento migliore loro hanno segnato e da lì poi onestamente i cambi hanno fatto la differenza. Hanno fatto la differenza perché hanno dato più brio, più intensità, più qualità alla squadra, più velocità alla manovra. Abbiamo sbagliato meno tecnicamente, abbiamo meritatamente pareggiato e credo che se avessimo avuto un po' più di tempo, anche 5 minuti, potevamo anche ribaltarlo. Abbiamo sbagliato un rigore, forse lì. Ecco, se avessimo segnato, avremmo avuto quei minuti in più per poterla appunto ribaltare, però per come si era messa va bene così, fermo restando che dobbiamo migliorare sicuramente in quello che abbiamo sbagliato nel primo tempo, abbiamo sbagliato tanto, anche se Bitonto, devo essere sincero, ha fatto bene. I minuti in più servivano perché ho visto il Bitonto in forte difficoltà, hanno perso distanze, si erano abbassati e noi eravamo tambureggianti in quel momento, per cui stavano anche sbagliando loro tanto, quindi lì sembrava che il gol arrivasse da un momento all'altro. Ma grazie soprattutto ai miei ragazzi perché insomma c'è solo da elogiarli, perché come giustamente hai detto tu, la loro fame, il loro spirito è fantastico. Non volevano perdere oggi. Abbiamo sfruttato, devo essere sincero, e qui ringrazio tutto il Miramare che ci ha sostenuto, ci ha spinti fino alla fine e ha apprezzato anche gli sforzi che in quel momento stavamo facendo. Quando dico che abbiamo bisogno di tutto e di tutti per salvarci, dico proprio questo. Ecco, oggi abbiamo visto una comunione di intenti, noi col pubblico ci spingeva, abbiamo pareggiato e ripeto, il rammarico è solo quello di che non sia durata qualche minuto in più perché potevamo ribaltarla.